Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo con molta poca luce a Fiumicino perché devo prendere un volo, perché questa inizia una serie di traveling. Come potete vedere sono sotto la torre di controllo a Fiumicino e sinceramente mi trovo al Terminal 3, però non so perché sono qua, perché non ho visto il terminal da cui parto e quindi mi trovo a passeggiare per tutto l'aeroporto con dei militari tipo lì. Allora, questa è la prima volta che faccio questo tipo di video, quindi scusatemi per tutti gli errori che farò e ho capito che devo andare al Terminal 2, quindi mi toccano tipo 5 minuti a piedi. Volevo mostrarvi una cosa bellissima, perché qui nell'area attesa ci sono ovviamente le sedie poste a sedere, però ci sono anche i divanetti. È bellissimo, ti puoi sdraiare e ci sono delle rientranze. Vedete, queste qui, lì ho messo la mia valigia perché sono fatte apposta per metterci le valigie in modo che non diano fastidio. È qualcosa di fantastico. Pensavo che ci portassero in giro con il pulmino, e invece, però guardate qua. Allora, sono arrivato al Sabiha Airport, guardate che figo. C'è un murales, se lo mette a fuoco, bellissimo. C'è un altro blu dall'altra parte che è veramente figo. Il controllo passaporti è andato tutto bene, meno male, perché io sono senza visto e che in teoria non ne ho bisogno. Cazzo devo fare ora? I soldi. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, sono riuscito a cambiare i soldi. Sono salito su un pullman che mi porterà a Kadi Khoi, che è la zona dove alloggerò, e poi ci affidiamo alle mappe. Ce l'ho fatta, sono riuscito a malapena a trovare l'hotel perché le mie mappe hanno smesso di funzionare. Quindi, a proposito, internet. Io ho consumato un sacco di soldi. Comunque, finalmente sono in camera. La camera è piccola, vi faccio subito un piccolo tour della camera, così come fanno tutti. Abbiamo la TV, abbiamo la porta d'ingresso, abbiamo questo cazzaretto qui che sarebbe la chiave, un piccolo specchio con una teiera per fare il chai, il letto matrimoniale perché io sono grosso e quindi voglio il letto matrimoniale, ovviamente il servizio in camera, un piccolo bagno senza bidet ovviamente. Fantastico, veramente fantastico. Piccola, abbastanza confortevole, ma chi se ne frega. Ci sono anche degli asciugamani per due e ci sono delle tappine, ragazzi. Mi danno anche le tappine per camminare qua senza andare. È fantastico.
Ho visto un po' di roba, vi ho fatto vedere qualche scena giusto per darvi una piccola anteprima. Io direi di chiudere il video qui perché questo non sarà tipo solo un'introduzione a quello che sarà questa serie. Ci vediamo al prossimo video. E niente. Ho dimenticato una cosa molto importante, ragazzi, il mini frigo con dentro dell'acqua.